Well, great. I'd like to thank Francesca and the Grazie, vorrei ringraziare Francesca e tutti gli organizzatori per l'occasione che mi è stata data. Non è la prima volta che la Mare non si è presente alle vostre conferenze, ma è la mia prima volta e quindi sono felice di trovarmi qui, perché nel corso della prossima giornata e mezza avrò modo di parlare con molti di voi e interagire con voi. L'ultima volta che è venuta qui la Mare, noi stavamo parlando di alcuni dati sull'utilizzo del ganaxolone nei pazienti con PCDH19. Oggi sono qui per illustrare il progresso che abbiamo compiuto nel corso dell'ultimo anno e mezzo con l'avvio del primissimo studio fase 3. Oggi il titolo del mio intervento appunto è uno studio in fase 3 stratificato per biomarker per valutare l'utilizzo di ganaxolone nei bambini con epilessia legata alla PCDH19. Qualche parola sulla Mare, noi siamo una piccola azienda farmaceutica vicino a Philadelphia, Stati Uniti, siamo solo in 35. E abbiamo naturalmente un'attenzione particolare per quanto riguarda la ricerca sul ganaxolone. L'obiettivo è quello di migliorare la condizione di vita dei pazienti con forme rare di epilessia. Questa è un'immagine scattata appena qualche settimana fa. Si è tenuto un evento per appunto reperire fondi a favore dell'alleanza che si occupa appunto dei pazienti con PCDH19. Questo è lo sviluppo del nostro studio. Stiamo in un programma fase 3 per quanto riguarda un disturbo di carenza di CDKL5. Abbiamo anche un studio sul stato di male refrattario, ma l'obiettivo di oggi è di parlare appunto di questo studio chiamato Violet Study, che riguarda proprio i pazienti con PCDH19. Chi non conoscesse il ganaxolone magari potrà in queste prossime tre slide vedere i principi essenziali. Si parla di un analogo sintetico dell'allopregnanolone, agisce nello stesso modo per quanto riguarda i recettori GABA-A, ha un gruppo metilico in più rispetto all'allopregnanolone, e il vantaggio è che la molecola è biodisponibile oralmente e non si riconverte al metabolita con l'attività del recettore progestinico. Quindi c'è la possibilità di un dosaggio cronico. L'obiettivo è quello di migliorare i segnali inibitori nel cervello, ma è diverso rispetto a altri farmaci GABA-A, perché punta su un sito unico su recettori GABA-A che non sono caratterizzati dal sviluppo di tolleranza. Inoltre, come ho già detto, agisce sul recettore sinattici e extrasinattici in alcuni casi di crisi prolungate. Sappiamo che recettori sinaptici vanno in down regulation e quindi questa caratteristica del ganaxolone può essere particolarmente utile. Sono ormai una ventina d'anni che si studia questo farmaco, il che vuol dire che abbiamo un profilo noto e sicuro. È stato utilizzato in più di 1600 bambini adulti, per essere più specifici, più di 200 pazienti in età pediatrica. Abbiamo somministrato questo farmaco a pazienti per più di 2 anni, in un caso per più di 4 anni. Gli eventi avversi più frequentemente indicati sono appunto sonnolenza, fatica, emicrania, giramenti di testa. Vorrei parlare adesso dell'utilizzo del ganaxolone nei casi di PCDH19. Si è indicato che forse vi è una carenza di allopregnanolone nei soggetti con epilessia legata al PCDH19 rispetto ai controlli matchati per età. Questo è uno studio veramente
fondamentale svolto nel 2015. Allora, come dicevamo, abbiamo stabilito la razionale o l'ipotesi per l'utilizzo del ganaxolone per questi pazienti sulla base proprio di queste ricerche. Circa 4 anni fa abbiamo svolto uno studio fase 2 open label di ganaxolone in questa popolazione, dati già pubblicati. Li vorrei presentare rapidamente per poi passare agli ultimi sviluppi nel corso dell'anno e mezzo passato. 11 pazienti in 6 siti, la maggior parte negli Stati Uniti, uno in Italia. L'endpoint di efficacia primaria era il cambiamento percentuale nella frequenza di crisi in 28 giorni rispetto alla baseline. E qui vediamo come definizione del responder, una riduzione nel tasso di crisi superiore all'uguale al 25%. E vediamo che quindi retrospettivamente abbiamo svolto un'analisi non classica su responder, in altre parole abbiamo usato la definizione, ovvero sia aver avuto una riduzione del 25% minimo. Il motivo è che abbiamo potuto biforcare più equamente la popolazione per stabilire se vi fossero delle tendenze tra coloro che rispondevano meglio al ganaxolone rispetto a quelli che invece avevano una risposta minore. Ritornando all'ipotesi di neurosteroidea endogena, abbiamo misurato i neurosteroidi in 11 pazienti usando una gas cromatografia con spettrometria di massa molto sofisticata e abbiamo osservato che come popolazione è possibile che questi pazienti presentino dei livelli bassi di neurosteroidi, ma a livello individuale, paziente per paziente, in effetti questo non è necessariamente vero, anzi abbiamo visto che coloro che avevano livelli bassi di allopregnanolone solfato avevano una maggiore probabilità di risposta favorevole al GNX rispetto a quelli che erano una condizione contraria. Devo riconoscere che prima parlavo dell'allopregnanolone, qui parliamo della forma con solfato, ma stiamo studiando ancora la correlazione tra le due forme, con o senza solfato. Abbiamo dei dati che dimostrano che vi è una correlazione positiva tra l'allo e solfato, con la forma con solfato che è l'analita predominante nel plasma. L'ipotesi è che vi è una solfazione a livello periferico essenzialmente. Questo ci ha portato a riflettere se fosse possibile utilizzare questi dati per effettuare un'identificazione prospettica dei pazienti che potrebbero essere più soggetti a rispondere favorevolmente a questo farmaco. Ecco il significato di questa linea tratteggiata. Questi sono gli stessi dati che ho presentato prima, ma condensati in un'unica immagine. Quello che mostro è quanto segue. Se dovessimo tracciare questa ipotetica linea di stratificazione 25.000, diciamo, e poi abbiamo i biomarker positivi che hanno livelli più bassi di ALOS, quelli biomarker negativi che hanno appunto questo basso livello. È possibile forse identificare in una popolazione arricchita di pazienti che sono positivi per questo biomarker una maggiore efficacia del ganaxolone. In questi 7 pazienti vediamo un miglioramento notevole nella riduzione delle crisi pari al 50%. Quindi abbiamo riconosciuto certo i limiti di questa analisi perché riguarda solo 11 pazienti e un'analisi post hoc, ma ciò non di meno riteniamo possibile affermare che questi dati siano sufficientemente convincenti per effettuare uno studio di fase 3 con più pazienti. Ecco come abbiamo utilizzato le informazioni viste fin qui per programmare questo studio, il cosiddetto Violet Study fase 3. Qui vediamo la struttura dello studio, l'obiettivo è quello di includere tutti i pazienti PCDH19 eleggibili per poi stratificarli sulla base dei livelli di allopregnanolone solfato. Quello che ho detto riguardava prima soltanto 11 pazienti e quindi abbiamo potuto solo formulare una ipotesi non sufficientemente
cioè, convincente da escludere appunto certi gruppi di pazienti. Questo richiederà uno studio clinico successivo. Però in ogni strato abbiamo adottato la stessa randomizzazione 1-1 con ganaxolone attivo o ganaxolone adiuvante o placebo. Placebo adiuvante. Qui vediamo la tempistica. Abbiamo uno screening prima del determinare il baseline 8-12 settimane, dopodiché uno studio doppio cieco. Vogliamo avere 35 siti negli Stati Uniti, Europa e altri. Sono 4 i siti attivi attualmente aperti in Italia. L'endpoint primario è un cambiamento percentuale nella frequenza delle crisi. Vedete nell'area tratteggiata in alto che l'analisi di efficacia si svolgerà nel gruppo positivo per biomarker per determinare se sia vero che l'effetto terapeutico potrebbe essere potenziato. Devo anche aggiungere che talvolta le crisi e le condizioni epilettiche non sono la manifestazione clinica più importante in questa popolazione di pazienti. Guardiamo anche altri endpoint legati anche al sonno, perché riconosciamo che vi sono altri endpoint importanti. I criteri di inclusione fondamentali sono qui ricordati. Allora, una conferma di una variante PCDH19 patogenica o supposta tale. Abbiamo visto un aumento nei maschi diagnosticati con questa forma, ma intendiamo includere solo le femmine, per questo sulla base di quanto abbiamo fatto nel precedente studio fase 2, l'età da 1 a 17 anni, almeno 12 crisi primarie definite in seguito in un periodo di 12 settimane prima dello screening. Queste sono le tre C, le più comuni, le più piene di conseguenze e le più facilmente contabili. I criteri di esclusione, precedente esposizione al ganaxolone, riconosciamo che la caratteristica sono queste crisi a cluster, ma per questo studio vogliamo identificare pazienti che hanno un pattern più regolare, escludendo quindi pazienti che hanno più di 8 settimane consecutive, ovvero 2 mesi di assenza di crisi durante un periodo di 3 mesi. Questi pazienti non saranno inclusi in questo studio. Speriamo che, se questo studio avrà successo, tale farmaco potrà essere anche utile per tutti i pazienti con PCDH19, ma per questo studio guardiamo un sottoinsieme di pazienti che presenta un fenotipo con crisi più regolare. E poi si escludono pazienti che hanno utilizzato cannabidioli non approvati, questo durante la fase in doppio cieco, verranno inclusi nella fase clinica. Vorrei aggiungere qualche considerazione sull'importanza di uno studio controllato con placebo. L'obiettivo è quello di isolare l'effetto di un farmaco attivo, se vi è, minimizzando il bias quando si valuta la sicurezza e l'efficacia. È importante ricordare che questo è uno studio che prevede un placebo adiuvante, non si nega la terapia, si continua il farmaco o i farmaci antiepilettici utilizzati. Qui non c'è nessuna differenza nella terapia, i pazienti verranno randomizzati 1-1, quindi un paziente ha un 50% di probabilità di ricevere il ganaxolone attivo o placebo adiuvante oltre agli antiepilettici utilizzati di base. Pazienti che completano questa fase 12 settimane in doppio cieco avranno la possibilità di passare alla fase successiva open label, dove a tutti i pazienti verrà somministrato il ganaxolone. Per concludere, riteniamo che vi sia un allineamento forte e meccanicistico per giustificare l'utilizzo del ganaxolone in questi pazienti. I dati preliminari a nostra disposizione sembrerebbero indicati che l'allopregnanolone solfato potrebbe essere un biomarker predittivo per l'utilizzo di ganaxolone, e l'obiettivo di questo studio fase 3 è di capire se sia effettivamente così. La fase 2 ci ha permesso di stabilire un'ipotesi circa la validità di continuare questo tipo di ricerca, cosa che viene fatta nel corso di questo studio di fase 3. Stiamo attualmente includendo molti
tutti i pazienti, ce ne sono 4 aperti in Italia, alcuni dei ricercatori italiani sono presenti. Ovviamente se avete domande potete contattarmi o se c'è tempo possiamo fare adesso un po' di un dibattito. Grazie.